sindaco di Termoli ha voluto quest'anno rafforzare il servizio di salvataggio oltre a quello consueto con il bagnino e la torretta di avvistamento, in quanto dopo questo virus ha voluto monitorare di più sotto l'aspetto della sicurezza in mare, e noi abbiamo deciso di farlo attraverso le associazioni dei cani salvataggio, della SIX, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, e anche le nostre moto d'acqua che verranno nei giorni di maggior affluenza per monitorare di più la parte in acqua, mentre per la parte a terra faremo delle convenzioni con delle associazioni locali per controllare il distanziamento sociale, quello che bisogna avere, un metro di distanza tra tutti i bagnanti. Dobbiamo dire che già nella prima settimana, in questo sabato e domenica passati, abbiamo monitorato e abbiamo visto che comunque le persone rispettano le regole del distanziamento sociale. Siamo dislocati con 2 unità ogni spiaggia libera, quindi saranno 10 unità nei fine settimana che monitoreranno tutta la zona. Il Ministero della Salute ha emanato le fasi del recupero in acqua. Si suddividono in 2 momenti: la parte del recupero, quindi quando il bagnino deve avvicinarsi al pericolante deve usare obbligatoriamente il boccaglio e la maschera per evitare dei contagi. Una volta a terra c'è la parte del recupero, della rianimazione cardiaca, perché in casi di vittime da sommersione si deve obbligatoriamente procedere con la somministrazione di ossigeno, e quindi useremo il pallone ambu per non toccare la vittima e non vi sarà più la respirazione bocca a bocca, che ormai da anni non si fa più. Ci sarà la rianimazione cardiaca, quindi con le compressioni, e poi ci sarà la parte dell'ossigeno con le bombole già in ausilio da anni da parte dei bagnini di salvataggio. Bene. Nessun bagnino si tirerà indietro comunque per fare un salvataggio.